L'economia circolare rappresenta un modello economico che si basa sulla sostenibilità ambientale e sociale, sul riciclo e la rigenerazione delle risorse. Questo approccio è nato come alternativa ai tradizionali metodi economici per preservare il nostro ambiente e garantire il benessere delle generazioni future. Europe Direct Siena ha organizzato due incontri aperti come sempre alla cittadinanza e alle scuole. Il primo dal titolo Quando lo scarto non si scarta, mentre il prossimo, intitolato Prepariamo un detersivo oggi pulisco io, si terrà il 13 novembre dalle 10 a mezzogiorno nell'Aula Magna Storica dell'Università. Questi incontri sul tema della sostenibilità entrano su un tema su cui il Centro Europe Direct è attivo da molti anni in linea con la programmazione strategica dell'Ateneo. Noi seguiamo le direttive dell'Unione Europea che ci chiede di organizzare eventi di formazione e informazione sui temi più importanti come quelli legati alla transizione verde e sostenibile dell'Unione. Cerchiamo di, da una parte, di avvicinare i cittadini alle tematiche più importanti delle politiche europee e dall'altra anche di portare alla ribalta le iniziative di ricerca dei nostri docenti dell'Ateneo per avvicinare quindi l'attività accademica dell'Ateneo alla cittadinanza, che non è solo nel nostro caso la cittadinanza studentesca, ma più in generale sono anche i cittadini in senso più ampio e anche gli studenti delle scuole con le quali lavoriamo molto. Quali sono le partnership di Europe Direct? Il nostro centro Europe Direct è uno dei due centri che esistono in Toscana, è uno dei pochi centri a livello nazionale che sono localizzati presso università, e questa specificità ci ha consentito negli ultimi anni di sviluppare una politica di partnership molto importante. Abbiamo una partnership ormai da lungo tempo con l'Università per Stranieri di Siena, con la quale organizziamo diversi eventi sul tema dell'integrazione europea ogni anno. Abbiamo nell'ultimo anno realizzato una convenzione con la provincia di Lucca che ci ha chiesto di fare da tutor per iniziative sull'integrazione europea nella provincia di Lucca. E ha aperto la provincia due sedi, una a Lucca e una a Viareggio, dove appunto ci è stato chiesto di fare proprio questo ruolo di mentor, e questo ci ha consentito di avere anche un certo ruolo a livello nazionale. Abbiamo anche creato una rete di altri centri Europe Direct e ogni anno organizziamo un ciclo di lezioni che si chiama Lezioni d'Europa, giunto ormai alla 15ª edizione, che è organizzato proprio sotto forma di webinar con la partecipazione ormai di oltre 10 centri Europe Direct e numeri molto importanti di accessi. Anche in questo caso il centro si rivolge agli studenti, ai cittadini, al personale amministrativo delle amministrazioni pubbliche e anche a studenti delle scuole. Il prossimo appuntamento sarà davvero molto interessante, soprattutto divertente, forse molto declinato al femminile, però si parlerà di come fare un detersivo a casa, non è così? Qual è la data e dove si potrà imparare questa ricetta magica? Allora, sì, speriamo sia effettivamente poi così divertente. Lo scopo è anche quello di fare qualcosa che aiuta l'ambiente anche divertendosi. Il prossimo seminario sarà il prossimo appunto 13 novembre dalle 10 alle 12, quindi nell'Aula Magna Storica del Rettorato, ma sarà possibile poi seguirlo anche in streaming. Diamo qualche anticipazione. Parleremo innanzitutto di cos'è un detersivo e se il termine detersivo è effettivamente corretto quando ci riferiamo ai prodotti di pulizia per la casa, perché spesso c'è confusione tra detersivo e cosmetico, tra detergente e cosmetico, e non tutti sanno che quelli che noi chiamiamo detersivi in realtà sono detergenti e quelli che noi chiamiamo detergenti per la cura del corpo sono in realtà cosmetici. Quindi prima si chiariscono queste cose e poi chiariamo quali sono gli effetti negativi dovuti all'utilizzo dei detersivi di sintesi e ai contenitori dei detersivi, e quindi poi impareremo a utilizzare delle sostanze biologiche naturali a basso costo che tutti abbiamo tra l'altro in casa per preparare in autonomia dei detergenti per le pulizie della casa in maniera autonoma, che non inquinano e quindi altamente sostenibili, e impareremo anche a vedere come si può produrre da soli un sapone, che può essere un'idea per il prossimo Natale per fare dei regali, diciamo così, sostenibili
particolari. All'incontro sullo scarto che non si scarta, che si è tenuto il 6 novembre all'Università di Siena, c'erano anche gli studenti di una scuola di Colle Valdelsa. Sostenibilità, un concetto che sembra semplice ma in realtà è molto complicato. Come riuscite a trasmetterlo agli studenti di una scuola superiore? Allora, è un concetto veramente molto complicato, però è anche un concetto che riguarda il nostro vivere quotidiano. Quindi la nostra scuola da molti anni è impegnata su questi temi. Peraltro abbiamo attivato a partire dallo scorso anno anche una curvatura ambientale, proprio per dare ancora più un segno forte anche, diciamo così, alla comunità allargata, non soltanto a quella scolastica, di quanto ci sta a cuore a questo tema. Come si lavora su questo tema a scuola? Credo soprattutto con un lavoro fatto su attività laboratoriali in sinergia con altre istituzioni e con altre realtà, e la mattinata, e questa mattina quindi lo rappresenta appieno il fatto, colgo l'occasione per ringraziare Europe Direct Siena, l'Università di Siena, l'Università di Chieti, proprio per questo, opportunità formative. Sono momenti di scambio e di confronto che sono fondamentali per poter condividere temi di questo tipo, perché sono problemi di tutti e soltanto con un approccio, diciamo appunto proprio olistico, credo che si possa ovviamente intervenire in modo forte. E noi lavoriamo molto su attività progettuali nelle quali i ragazzi sono soggetti attivi, quindi non soltanto fruitori di momenti di formazione, ma attraverso l'organizzazione di giornate dell'economia che loro coordinano, su quali si trattano anche temi che sono vicino a loro, come la fast fashion, il greenwashing, quindi temi che, diciamo così, li abitua anche a confrontarsi e a vedere con occhio diverso e critico la realtà, perché noi pensiamo che siamo in una società digitalizzata dove i ragazzi sanno tutto e sono totalmente informati, invece in realtà ci accorgiamo come questo non sia così, quindi vanno proprio recuperati questi spazi, ma dando a loro un ruolo attivo, perché siamo tutti partecipi. All'interno della nostra scuola, ad esempio, si fa la raccolta differenziata, e questo credo che sia un elemento importante, anche farlo con consapevolezza e condividerlo con gli studenti. E noi utilizziamo anche, abbiamo le aule tematiche, quindi vuol dire che i ragazzi su questo corso cambiano le aule a secondo le materie, quindi anche questo, il prendersi cura degli spazi, avere quindi una responsabilità sociale sugli spazi che si vivono all'interno della scuola, noi crediamo che siano messaggi di sostenibilità. Abbiamo parlato anche di cosmesi, trucchi, saponi, forse argomenti che sicuramente piacciono molto alle studentesse, ma voi parlate anche di moda, parlate di un orto, parlate di tante cose a scuola. Quali sono stati i progetti che sono piaciuti di più ai ragazzi perché si sono confrontati con qualcosa di concreto? Allora, l'anno scorso, in occasione delle giornate dell'economia, abbiamo provato a sensibilizzare i ragazzi sul tema della moda sostenibile. I ragazzi hanno abitudini di consumo che ormai stanno diventando anche quelle degli adulti, per cui amano cambiare spesso d'abito spendendo poco, quindi come facciamo anche noi adulti, sono abituati da tempo ormai a rifornirsi sui siti di e-commerce anche piuttosto economici, e quindi abbiamo cercato di capire, facendo anche delle ricerche in rete, quali sono i costi reali di quello che ormai siamo abituati a chiamare low cost. Abbiamo visto come questi costi in realtà siano costi elevati, non soltanto di tipo ambientale, perché l'impatto ovviamente di un ricambio veloce di certi prodotti sull'ambiente è notevole, ma anche costi sociali, perché poi questi prezzi bassi sono legati a una gestione non equa della forza lavoro. Quindi abbiamo realizzato, i ragazzi si sono assunti il compito di sensibilizzare i coetanei su queste tematiche, hanno realizzato un dépliant informativo appunto su quelli che sono i rischi per l'ambiente e per la società di un consumo non responsabile, e abbiamo anche cercato delle soluzioni, e una di queste è il ricorso al second hand e soprattutto al second hand di prossimità. Abbiamo organizzato a scuola uno swap party, cioè i ragazzi hanno portato a scuola gli abiti
ancora in buone condizioni ma che non indossano più e se li sono scambiati tra pari. In questo modo hanno evitato che questi abiti finissero in discarica e hanno anche rinnovato il loro guardaroba. Un altro progetto che stiamo portando avanti con i colleghi che si occupano del sostegno per i ragazzi disabili, siccome abbiamo anche degli spazi verdi all'interno della scuola, abbiamo pensato di sfruttarli creando un orto. Quindi un orto scolastico che abbiamo avuto quest'autunno il primo e anche abbondante raccolto di prodotti coltivati dai ragazzi in maniera assolutamente biologica e consumabili.